Non fate mai l'errore, una volta terminato il vostro testo, il vostro libro, di qualunque genere si tratti, di inviarlo immediatamente ad un editore. Sarebbe la cosa più sbagliata, perché un testo ha sempre bisogno di un'attenta revisione. Si può fare auto-editing? Certo! Anzi, io consiglio vivamente che chi ha scritto il testo impari a rivederlo. La prima revisione la deve sempre fare l'autore. Poi potrà decidere se affidare il proprio testo a un editor o inviarlo direttamente a un editore dopo aver fatto la revisione. Ci sono comunque delle fasi importanti dell'editing. Queste fasi, il consiglio che vi do è di tenerle sempre separate, quindi di concentrarvi, di portare il focus su una delle fasi per volta. In particolare la prima fase è quella della semplice rilettura. Dedicate del tempo solo per leggere quello che avete scritto nella sua totalità, quindi senza fare interventi, ma soltanto appuntandovi a parte quello su cui poi intendete intervenire, quello che notate che non funziona. Dopodiché inizia la fase brutale, quella dei cambiamenti radicali. Questa è quella che, in cui possiamo anche addirittura eliminare delle parti, eliminare dei capitoli. Giovitale nel suo libro La scrittura ipnotica dice: il primo capitolo non serve mai quasi a niente. Devo dirvi che per esperienza nella mia attività di editor molte volte è vero. Il primo capitolo è quello in cui l'autore cerca di porre le basi, ma quasi sempre è un capitolo inutile. Inizia dal secondo, l'entrata nel vivo della storia. Dopo, diciamo, questa fase ce n'è un'altra molto importante, che è la cosiddetta line editing. Vuol dire che a questo punto porto il mio focus molto attentamente sulle varie frasi, cioè dopo che ho sistemato la struttura, vado sulle frasi e vedo che queste frasi siano ben strutturate. Il problema principale che incontro nella mia attività di correzione e revisione di testi è proprio la costruzione delle frasi che non funziona. Le frasi sono ripetitive, le frasi sono arzigogolate. Bello questo termine, arzigogolate, ma lo esprime veramente, perché sono complicate, perché ci sono troppe parole. Quindi andate sulle singole frasi, vedete, valutate che queste frasi funzionino, che abbiano tutto il necessario per stare in piedi bene, per essere fluide, per essere armoniche. Poi inizia un'altra fase, che è quella, diciamo, conclusiva, quella in cui ci chiediamo se tutto stia ben in piedi, e questa è la fase in cui rivedo con l'intenzione di scovare delle cadute narrative, delle mancanza di coerenze, per esempio se è un romanzo nei personaggi, se è un manuale, se ho poi spiegato la mia tesi, se l'ho fatta ricadere nel pratico, se c'è una casistica che dimostra quello che sto dicendo. Quindi andiamo proprio a vedere che tutto funzioni nel modo migliore, e dopodiché facciamo un'altra ultima rilettura per renderci conto di aver rispettato queste fasi, di aver fatto tutte le correzioni necessarie. A questo punto poi, se siamo soddisfatti, il libro sì, potrà prendere la via dell'autopubblicazione, dell'editore, o potrà anche andare da un editor. Però rendetevi conto che anche quando arriva da un editor, se il lavoro è già ben fatto, se non altro c'è un bel risparmio economico e anche di tempo. Per cui l'auto-editing, una revisione attenta nelle sue fasi fondamentali, non trascuratela mai. E dopo questo mi resta da dirvi buona, buonissima scrittura.